Britney Spears, sexy cenetta con Mariah Carey, e il web va in tilt. Si sono incontrate per caso, ma l'effetto virale è stato talmente spregiudicato da lasciare il segno. Del resto, a quel tavolo erano sedute due icone del pop degli ultimi anni, e il loro sorriso felice, di amicizia, ha riempito di gioia una rete già martoriata dalle mille vicende del revenge pop. Britney Spears e Mariah Carey rappresentano l'incontro tra due generazioni che hanno fatto la storia. Britney Spears con Mariah Carey, il selfie virale è servito. Puoi anche essere Britney Spears, ma come tutti i 35enni che si rispettino sei cresciuta a pane e Mariah Carey. E così la star di Ops. Didi Tagain non ha potuto resistere alla tentazione di chiedere un selfie al suo idolo di sempre. Incredibili e bellissime nello scatto non ufficiale, le due sorridono, piene di gioia, all'obiettivo fotografico. Se Britney opta per un abitino nero con le maniche in pizzo, la Carey non ha mancato l'occasione per esibire le sue curve pericolose con una scollatura vertiginosa. Non si può mai sapere chi si può incontrare a un dinner party. Notte favolosa, e tanto divertimento. Ha scritto Britney Spears, estasiata, pubblicando sul suo profilo Instagram la foto di uno dei suoi modelli di ispirazione. Mariah Carey, 47 anni, si è assicurata di porgere il suo lato migliore, facendo attenzione che il suo prorompente seno la facesse da protagonista indiscusso dello scatto. Una bella differenza dall'abito dimesso e chic di Britney, che invece aveva scelto di mettersi in mostra con un sorriso tutto incantevole e un eyeliner d'effetto. Britney Spears, Mariah Carey. Un modello di vita. Britney Spears non ha mai fatto mistero della sua infinita adorazione per Mariah Carey. Sin dai tempi del suo esordio, nel 1998, la pop star di Toxic ha sempre sostenuto che la sua ispirazione artistica doveva molto alla Carey e al suo approccio alla musica. E nonostante il tempo sia passato, e Britney Spears sia diventato un nome a cui associamo alcune delle hit più famose del pop mainstream, questa venerazione professionale non è mai sbiadita davvero. Nel 2015, nel corso dello show di Dan e Maz in Australia, Britney aveva definito con molta precisione il livello di adorazione a cui è arrivata per Mariah, la adoro anche oggi. Quando dipingo, mi trovo nella mia stanza. Ho una sala d'arte, e dipingo i muri e faccio tutte queste cose pazze. Mi sono comprata la sua Greatest Hits Infiniti, proprio ieri, e mi sono messa a dipingere nella mia stanzetta d'arte, in topless. Mi sono lasciata trasportare dalla vena creativa, sulle sue note. Le due si sono incontrate per la prima volta nel 1999 agli MTV European Music Awards, e Mariah l'aveva definita una ragazza carinissima. Attualmente Britney si gode i suoi figli e una forma fisica da urlo, mentre Mariah litiga con gli haters, viene accusata di cantare in playback e senza peli sulla lingua per la poca estrosità dietro le coreografie dei suoi concerti.